il Senato, non solo io, il Senato segue il dramma del popolo di Israele, segue le vicende che interessano gli ebrei non solo di Israele, ma di Italia e di ogni parte del mondo. Non solo non ci può essere Europa, non ci possono essere paesi europei senza ebrei, ma non ci può essere la nostra realtà storica e culturale senza le radici cristiano ed ebraiche. Lo spirito antiebraico non era scomparso, ma covava sotto la cenere. La volontà di annientare lo Stato di Israele, la volontà di far riemergere l'anti-ebraismo e l'anti-sionismo che continua a essere presente in maniera preoccupante, sia pure con minoranze, ma in tutta Europa. Noi speriamo e confidiamo che Israele sappia mettere in campo tutte le risorse possibili per eliminare la minaccia e evitare che in futuro si ripetano atti di aggressione. Contiamo anche che Israele sappia trovare i modi, tutti i modi, anche quelli diplomatici, per cercare di riportare a casa tutti gli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e sappia distinguere tra gli uomini che vogliono Hamas e che seguono Hamas o che accettano Hamas dai palestinesi che incolpevolmente, io penso che ce ne siano, si trovano in quel territorio.